A sinistra, ripeto, vedete il Brent. Davanti a voi per intanto non vedete ancora niente. Non ho voluto mettere le bandiere oltre il ciglio perché è troppo bello il posto per sporcarlo e quindi ne avete avuto abbastanza, credo, finora di leggere le mie paranoie. Proseguiamo con la cartolina, che è il momento, diciamo, in cui comincia la guerra anche per il nostro amico Bortolo. Si chiama Bortolo, il marito della signora di prima. E la sua battaglia interiore si infervora e le domande lo attanagliano. Alla mia classe è arrivata la cartolina. I miei paesani vanno alla guerra. E io sono qui. E non so cosa fare. Stare in Svizzera ad aspettare? Tutti dicono che dura poco. Un paio di settimane e poi è finita. Allora, tanto vale andare. Che non si dica che è mancato il coraggio. Metto giù gli scalpelli, riempio lo zaino, torno a casa e poi via. Soldato. Marta sarà in chiesa a pregare che quello stupido se ne resti lì. Che non venga a farsi ammazzare. Ma le guerre durano sempre 2 settimane, dicono i signori che non le fanno. Non sono loro a star via per anni. Basta ricordarsi Adua e la Libia, che morti alle famiglie ne hanno portati, e medaglie, e discorsi, e bei monumenti, e gloria e lustro alla bandiera che la mattina ti tocca insegnargli a scuola. Ma pane? No. E neppure lavoro. Solo tasse per pagare cannoni. Al fascista in noi piace molto sentirsi indispensabile.